San Giustino Russolillo. Com'è bello, Maria, stare all'ombra della pagliarella a ripassare la vita di Giustino Russolillo. Sì, siamo vicino alla casa in cui è nato, il 18 gennaio 1891, qui, a Pianura di Napoli. Vediamolo insieme, Marco. I suoi genitori, Luigi Russolillo e Giuseppina Simpatia, cristiani buoni e religiosi praticanti, accolgono con gioia il loro terzo figlio. Nonostante la eccezionale nevicata, la madre vuole che il piccolo sia battezzato il giorno dopo. Siamo già arrivati a San Giorgio. Giustino era studioso, allegro e amava molto Gesù. Ricevette la sua prima comunione a 5 anni. Zia, ho detto ai miei genitori che voglio diventare prete. Mi fa piacere sentirtelo dire, Giustino, ma per ora hai solo 7 anni. Devi crescere ancora un po'. Sai che Giustino, il figlio di Russolillo, è entrato nel seminario di Pozzuoli a soli 12 anni? Sì, è stato così bravo all'esame di ammissione che è passato direttamente al 2° anno. La famiglia era numerosa, erano 10 figli e in quel momento vivevano un disagio economico a causa della caduta da un'impalcatura del padre, che era un piccolo imprenditore edile. La madre un giorno andò insieme a Giustino a chiedere aiuto al barone Zampaglione. Anche se la sua salute è precaria, il piccolo Giustino vuole diventare sacerdote. Che faccio al calzolaio? Non preoccuparti, figliolo. La mamma ti farà diventare sacerdote anche a costo di dover impegnare i miei occhi. Il vescovo Zezza si prese cura della salute e del mantenimento di Giustino e anche le zie lo aiutarono. Ti lodo, Signore, per la vista di questo mare meraviglioso. E prego per il vescovo che, per la mia salute gracile, ha voluto assegnarmi in seminario questa camera. Tutto questo fu di grande ispirazione per l'opera futura del seminarista. Il sabato pomeriggio andava, insieme ai ragazzi che incontrava per strada, a casa di zia Michelina e lì faceva oratorio. Abbiamo terminato il catechismo e le preghiere alla Vergine Maria. Qualcuno desidererebbe essere sacerdote? Questo no! Ho chiesto loro perché ti hanno risposto così e Salvatore Polverino mi ha detto: perché siamo poveri, dobbiamo lavorare e non possiamo studiare. Per diventare preti servono tanti anni di studio e molto denaro. E alcune settimane dopo: se qualcuno di voi vuole diventare sacerdote, io lo aiuterò. Giustino era un seminarista molto amato da tutti. Quello che diceva e quello che faceva andavano per mano. Era coerente e questo è sempre molto apprezzato. Il 20 settembre 1913 fu ordinato sacerdote. Dentro di sé ripeteva sempre quel voto di spendere tutta la sua vita per le vocazioni e di fondare una congregazione che aiutasse i ragazzi che volevano diventare sacerdoti e religiosi, specialmente quelli poveri. Spenderò tutta la mia vita, o Signore, a cercare e coltivare le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Monsignore, speriamo di tornare a ringraziarla anche per Michele. Oh no, Michele non è Giustino. Negli anni il fratello diventò un famoso chirurgo. Appena ordinato, Giustino divenne prefetto di disciplina e professore presso il seminario. Con l'entrata dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, Don Giustino fu chiamato alle armi. Ma grazie alla sua salute precaria, lo impegnarono come cappellano all'ospedale di campo. Signore Gesù, tu sai che una delle mie maggiori sofferenze è sapere che l'opera del gruppo dei giovani aspiranti al sacerdozio sarà ritardata. Prenditi cura di loro. Scriveva spesso ai suoi aspiranti, li esortava a continuare e seguiva i loro progressi. Ricorderemo sempre che il 20 settembre 1920 sei stato nominato parroco di San Giorgio. La tua parrocchia di sempre, figliolo. Con l'aiuto di Dio farò di tutto per essere un buon pastore. E potrai continuare ad accogliere i fedeli aspiranti come facevi prima nella pagliarella. Celebriamo la messa. La canonica dovrà essere un po' ingrandita. I parrocchiani mi hanno promesso un sostegno economico. E io, da parrocchiano, lavorerò a un prezzo più basso, Don Giustino. Oggi possiamo indicare la data della nascita della nostra congregazione, che lavorerà per le vocazioni.
18 ottobre 1920. Noi siamo i primi vocazionisti. E tu, Salvatore Polverino, sarai il primo sacerdote. La parrocchia e il vocazionario si aiuteranno reciprocamente. E il vocazionario manterrà sempre la sua caratteristica di gratuità affinché la povertà non sia un impedimento per rispondere alla chiamata di Dio. Le premesse saranno amore per Dio, formazione, perseveranza, lavoro e gioia sempre. Nella sua parrocchia di sempre, per 35 anni fino alla morte, Don Giustino servì sempre tutti come il buon pastore. E, nelle parole di Papa Francesco, talmente vicino al suo gregge da avere l'odore delle pecore. Fino al punto di dire: quando qualcuno bussa alla porta della nostra comunità, prima di aprire la porta della nostra casa, dobbiamo aprire la porta del nostro cuore. Era anche pastore di strada. Don Giustino, più tardi verrò al catechismo. Ho molte cose da chiedere. Sarò pronto a risponderti con grande piacere. Ma fatti santa davvero, che tutto il resto è zero. Quindi, cosa mi stavi raccontando, Ugo? Insomma, ho dovuto dire alla madre di quell'aspirante che mi dispiace molto, ma nel vocazionario non ci sono più letti. Ma come? Ce ne sono almeno altri due, il tuo e il mio. Celebriamo con gioia l'inizio della congregazione delle suore vocazioniste il 2 ottobre 1921 con 6 aspiranti che come noi appartenevano alla Pia Unione. Questo era il desiderio di Don Giustino. C'è un'altra buona notizia. Sua sorella Giovanna, che l'ha aiutato tanto, anche lei un anno dopo entra a far parte delle suore vocazioniste. Fu la prima superiora generale e morì il 25 maggio 1969. Ricordate, cari fratelli, cosa dice Gesù nel Vangelo. Vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Molte cose produce la pianta, però quello per cui la pianta esiste è principalmente ed essenzialmente il frutto. Così la pianta sacerdote produrrà tante belle cose, ma quello che è il suo proprio frutto è il sacerdote, il frutto sacerdote, dato dalla pianta sacerdote. Signora Rosina, non può prendere tutto il freddo che viene da questa finestra. Domani verranno a cambiare il vetro. Me ne occupo io. Grazie, grazie mille, Don Giustino. Antonio cercava di sopravvivere vendendo le sue verdure. Ma siccome lo faceva senza licenza, un giorno finì in carcere. Allora la moglie mandò i figli da Don Giustino. Ci manda la mamma. Molto bene. Aspettate. Portate la vostra madre e dille che compri del pane. Domani tornate qui a quest'ora. Dite alla mamma che domani tuo padre tornerà in libertà. E fu proprio così. Azione e preghiera con Don Giustino andavano di pari passo. A Pianura aprì il primo vocazionario dopo avere utilizzato all'inizio la canonica di San Giorgio. Poi le case dei vocazionisti si moltiplicarono. Nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, Napoli fu la città più bombardata d'Italia. La conseguenza di tanta atrocità fu, tra l'altro, una moltitudine di bambini orfani e abbandonati. Don Giustino, sembra la moltiplicazione delle caramelle. È il minimo che possiamo fare. Accoglieremo presso tutte le case della congregazione, quanto più possibile, bambini orfani e abbandonati. Ci sarà spazio sufficiente? Lo ingrandiremo se necessario. E le suore faranno lo stesso per accogliere le bambine. Tutti hanno bisogno di un tetto, di cibo e di un sorriso. Aprì dei laboratori per insegnare loro un mestiere. Oltre a prendersi cura della loro formazione religiosa e di una possibile vocazione al sacerdozio. Negli anni seguenti continuò a lavorare con dedizione e senza tregua. Vergine Maria, in questi ultimi tempi sono riuscito a visitare tutte le case del quartiere e quest'anno ho donato e insegnato il catechismo per tutte le strade di Pianura. Ora mi sento molto stanco. Adesso sono i miei figli e figlie a continuare l'opera della santificazione universale a servizio delle vocazioni. Oh, fratelli miei, Giovanna e Michele, che bello! Anche noi siamo contenti di vederti, ma sono venuto, tra l'altro, per visitarti da medico.
Accadde tutto molto in fretta. Aveva la leucemia. Il 2 agosto 1955, Don Giustino terminava il suo percorso temporaneo. Cominciava la sua vita perpetua, eterna, nella pienezza della Trinità che aveva invocato costantemente. Mio Dio e mio tutto. L'impronta lasciata da Don Giustino fu tanto profonda ed estesa che la Chiesa lo beatificò il 7 maggio 2011. Fu proclamato santo il 15 di maggio 2022 con titolo di Apostolo delle Vocazioni e la sua opera continua.